Vengo da Guinea. Io penso per arrivare qua in Italia per cambiare per me la vita. All'inizio era difficile perché vivere senza lavoro, senza documenti, e un paese in cui non parli bene la lingua, tantissime difficoltà, però nella vita bisogna non mollare mai. Alla fine il lavoro ce l'abbiamo inventato da soli. A Rosarno, Sheikh e i suoi compagni di lavoro erano sfruttati. Oggi hanno una cooperativa che produce yogurt e ortaggi sul lago di Martignano, vicino a Roma. A Rosarno, in africano, non puoi uscire la notte perché ti bastonano. Se un africano va a comprare il caffè o il cappuccino, te la mettono dentro un bicchiere di plastica. Vengo dal Senegal, sono arrivato in Italia nel 2007 con la cooperativa. Ho fatto la richiesta, ora ho carta di soggiorno illimitato. Però all'inizio ero clandestino come tutti quanti. Dalla clandestinità, dallo sfruttamento di Rosarno, approdano nella capitale, in un centro sociale dove iniziano a produrre yogurt. Siamo tutti noi figli di contadini, nati in campagna, in Africa, cresciuti in campagna. Da lì che è nata l'idea di fare yogurt, perché per noi pensavamo che fare yogurt è molto banale. Iniziando con 15 litri di latte a settimana è andato bene. Io ho studiato anche biologia in Senegal e questo anche ci ha aiutato molto per quando facevamo yogurt, la pastorizzazione, sterilizzare i barattoli, tutte queste cose. È una volontaria italiana a suggerirgli di continuare la produzione, ma per metterli in regola serve un luogo idoneo a produrre e un contratto regolare. Oggi hanno tutti un tempo indeterminato. Abbiamo trovato il casale di Martignano. Come all'inizio ci hanno dato 2 ettari di terra, che abbiamo iniziato con 2 ettari. Adesso qua siamo 6 ettari di terra che coltiviamo noi. Salvino è andato via, io contento, perché io ho fatto, a me io ho fatto festa a casa mia. Come dicono, si stanno rubando il lavoro, però io penso che facendo l'agricoltura qua non sto facendo male a nessuno.